Si è svolta sabato 8 ottobre presso la zona delle Clarisse la manifestazione indetta da Legambiente contro l'azione di deturpazione operata dai mezzi pesanti ai danni di un sentiero naturalistico. Ci espone la situazione Gianfranco Pazienza, esponente di Legambiente. Su questo percorso siamo già intervenuti il 21 settembre, quella mattina l'escavatore era fermo qui che c'era questo stesso roccione di calcare di Dolomita. Aveva iniziato i lavori ma lo abbiamo bloccato chiamando anche il corpo forestale perché questa strada era un sentiero fatto dal parco nel 1996-97 e loro stavano facendo questa strada. È una strada di cantiere che deve far viaggiare dei mezzi pesanti fino alla frana, percorrendo 400 metri, allargando il sentiero che normalmente è di un metro e venti e lo vogliono allargare fino a 2,5 metri. Quindi immaginiamo che mezzi pesanti devono arrivare sulla frana. Nel canale Scurcia, dove c'è la frana, il canale è un canale naturale, non ci sono accessi e quindi chi ha progettato gli interventi per far arrivare i mezzi evidentemente non ha cura né l'ambiente né la frana, perché lavorare con mezzi così pesanti su quella frana significa mettere a rischio anche le abitazioni a valle. Quindi anziché curare e mettere in sicurezza la frana, si fa una frana sulla frana. Questo è il nostro giudizio. Ma che tipo di danno ha subito il canale Scurcia dopo l'alluvione? Allora, il canale Scurcia è stato interessato nel 2014 dall'evento alluvionale eccezionale di quei giorni che dal 2 di settembre al 4 di settembre hanno accumulato quasi 300 mm di pioggia. Il canale praticamente è un canale che di questa conformazione del promontorio carsico che convoglia le acque dentro la conca alluvionale di San Giovanni Rotondo. Nessuno ha mai pensato di deviare le acque perché prima la città non c'era a questi livelli di espansione. Quindi cosa ha subito? L'acqua avrà sciolto i sedimenti alla base della scarpata e quindi c'è stato questo smottamento di terriccio, la colata di fango e detriti è andata nel canale e poi si è arrestato, questa colata si è arrestata in fondo al canale. Noi di Legambiente dal 2013 ci stiamo prendendo cura delle cunette, di curare diciamo, il patrimonio carsico per fare in modo che le acque che vanno in testa alla montagna non vadano in paese, li vogliamo e li convogliamo verso gli inghiottitoi naturali. La stessa cosa abbiamo fatto sulla frana di Scurcia, abbiamo fatto un piccolo argine per evitare che le acque della montagna vadano nel canale e piano piano stiamo spiegando che questo è l'intervento prioritario da fare, oltre che mettere in sicurezza i sedimenti della frana, ma non bisogna andare con mezzi pesanti a fare movimento terra, ma si possono fare i lavori manualmente come stiamo dimostrando di poter fare. Quindi state dicendo che comunque per bloccare i pericoli, ecco, sarebbe necessario sì, intervenire, va bene, ok, intervenire, però non con i mezzi pesanti, inserendo delle modifiche. Soluzioni alternative. Sì, inserendo intanto tipo delle reti metalliche. No, no, le reti metalliche e la biospoia sono già previste dal progetto e si devono inserire facendo un lavoro manuale, secondo me, e questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che noi diciamo, come abbiamo fatto, che bisogna fare un sistema leggero di deviazione delle acque in testa alla frana. Noi ne abbiamo fatto uno, bisogna migliorare che le acque di scorrimento superficiale vadano nel canale Scurcia e quindi sulla frana, ma è una cosa ovvia, cioè elementare. Allora, il motivo di questo scempio è che spesso non si ragiona con la città. Sulle questioni ambientali, come sulle questioni della salute, come sulle questioni meteorologiche, adesso è necessario parlare coi cittadini. Non si può non parlare coi cittadini. Anche perché i cittadini e molti, sono anche le associazioni, sono bene informate. Non solo. Ma poi un suggerimento naturalistico in questa valle era necessario, non si può fare solo un'opera di ingegneria.
come dimostrano di voler fare. La messa in sicurezza in questa valle deve rispettare i parametri naturalistici, ambientali, paesaggistici e soprattutto di sicurezza. Noi diciamo che l'intervento va fatto per mettere in sicurezza, ma va fatto anche tutelando il canale e la valle. Non appena avete notato l'inizio dei lavori, avete subito contattato il Parco Nazionale del Gargano? Allora, noi non abbiamo contattato il Parco Nazionale del Gargano, abbiamo contattato il Corpo Forestale che lavora con il Parco Nazionale del Gargano, perché il Parco del Gargano non era stato interessato dai progettisti, perché i progettisti ritenevano che quest'area non fosse in area parco. La frana è in area parco, è molto probabilmente anche una parte di questo sentiero. Abbiamo intervistato la Forestale perché ovviamente sono organi di polizia giudiziaria in questo caso. Qui è stato commesso un reato ambientale, è anche un falso, perché il progetto dice che questi primi 200 metri di strada erano esistenti, invece la strada è stata fatta con questo scavo e in più devono fare altri 200 metri disboscando altra roverella, altro pino, hanno già cominciato a tagliare, cioè stanno facendo un intervento che ovviamente ha un impatto e siccome gli interventi in area parco vanno condivisi con il parco, loro non hanno mandato il progetto al parco. Adesso la nuova amministrazione è corsa ai ripari mandando non ufficialmente il progetto al parco. Noi diciamo che va mandato ufficialmente il progetto al parco, che va convocata urgentemente una conferenza di servizi con l'autorità di bacino, il parco e con la protezione civile, che vanno trovati immediatamente le soluzioni e che vanno eseguiti i lavori subito, a cominciare dalla difesa della frana a monte con la deviazione delle acque. Noi diciamo di farlo e di farlo subito, anzi noi siamo gli unici che lo stanno facendo dal 2014. Gli altri non lo hanno fatto, noi lo stiamo facendo. Dove si trova la stazione pluviometrica? Allora, la stazione pluviometrica si trova a Monte della Frana e precisamente a Monte Castellana, tra Monte Castellana e Valle Scuccia. Questa stazione... Che funzione pratica? La funzione di questa stazione è monitorare i dati meteorologici, tipo acqua, vento, temperatura, e diffonderli al pubblico. Quindi il cittadino con una semplice password dovrebbe accedere a questa stazione e questa stazione dovrebbe essere accessibile dal sito ufficiale, dal portale ufficiale del comune con un link e vedere cosa succede in quella zona lì. Quindi è da maggio che venite qui? Sì, è da maggio. Però verrete non anche... proprio qui, ma in tutta quanta la montagna, sempre per questi inghiottitori. Sempre per il problema degli allagamenti. Sul territorio in generale. E stiamo cercando di non far fluire più l'acqua verso questa valle, facendo questi interventi di, diciamo, convogliando l'acqua dentro questi inghiottitori che abbiamo creato noi a un certo punto. E quindi state lavorando con le vostre mani, a mani nude, tutto a mani nude. Sì, volontariato pure.